di conoscere la storia del bisnonno Giorgio, emigrato in America nel 1919, Luca Balboni va in archivio a cercare nulla osta del familiare e inizia a immaginare quel sogno americano che l'ha portato da Renato a Plymouth. È il 7 maggio 2016, a Cento, e Luca ha saputo che dopo il terremoto del 2012 sono stati rinvenuti, tra le macerie, molti documenti e foto riguardanti emigrati renazzesi. È l'aprile del 1919, a Renazzo. In casa Balboni la crisi agraria cominciava a sortire effetti negativi, ormai insostenibili. Per questo, Giorgio e sua moglie ragionano sulla possibilità di lasciare l'Italia e guardare avanti dall'altra parte dell'oceano. Nei giorni seguenti, Giorgio si reca presso l'agente di emigrazione di Renazzo, patentato dallo Stato, il funzionario Bertocchi, per l'organizzazione del lungo viaggio, con partenza dal porto di Genova. Il signor Bertocchi, dopo aver richiesto i documenti, fornisce tutte le indicazioni pratiche riguardo agli spostamenti e agli alloggi in cui pernottare nelle varie tappe del tragitto Renazzo-Plymouth. Il 25 settembre 1919, Giorgio parte dal porto di Genova. Teme il lungo viaggio, spera che il mare sia clemente e che non succeda un'altra sciagura come quella del Sirio. Le condizioni di viaggio per i migranti erano dure. Dormivano stipati nei dormitori di terza classe. Giorgio, preoccupato per il lungo viaggio che dovrà affrontare e triste per aver lasciato la moglie e il figlio senza di lui a Renazzo, parte per l'America con una stretta al cuore, ma con una grande speranza di cambiare la sua vita e quella della sua famiglia. Finalmente, dopo 2 settimane di viaggio, Giorgio è vicino alla meta. Le immagini del paradiso terrestre di cui tutti si erano riempiti gli occhi e la mente trovavano scarso riscontro nelle pesanti formalità burocratiche. Ci si rendeva subito conto di essere giunti nell'America com'era e non come l'avevano sognata. Le navi in arrivo ad Ellis Island risalivano alla foce del fiume Hudson e tutti gli immigrati si riversavano vicino ai parapetti dei ponti per osservare sul fondo la Statua della Libertà. L'arrivo in America era caratterizzato dai traumi dei controlli medici e amministrativi, che erano durissimi, specialmente ad Ellis Island, l'isola delle lacrime. Arrivato a Plymouth, Giorgio viene accolto dal cugino Giovanni, che lo accompagna alla sua nuova casa e gli mostra la città. Durante la passeggiata notano anche la casa di Mary Fortini, la renazzese che ha ospitato Bartolomeo Vanzetti prima del suo arresto. I due si augurano che venga provata la sua innocenza e che Vanzetti e Sacco riescano a scampare alla sedia elettrica. Il cugino di Giorgio lavorava presso la Plymouth Cordage Company, una delle fabbriche per la produzione di cordami più conosciuta al mondo, che aveva accolto molti renazzesi, già noti esperti nella lavorazione della canapa. Dopo circa 4 anni, Giorgio era riuscito a raggiungere una buona stabilità economica e sociale. I tempi erano maturi per il ricongiungimento con la sua famiglia e il 6 giugno 1923 la moglie e il figlio si imbarcano per raggiungerlo. Finalmente tutti insieme. Le donne erano ricercate in larga misura nel settore dell'abbigliamento. Trovavano lavoro sia all'interno delle fabbriche sia nella produzione a domicilio. La signora Balboni, poco dopo il suo arrivo, adibisce una stanza della casa a piccolo laboratorio di tessuti. La lingua inglese, però, è ancora uno scoglio. Intanto Giorgio, grazie ai suoi sforzi nella Plymouth Cottage Company, era riuscito a crearsi un piccolo capitale. Decide così di aprire un'attività tutta sua. Aveva un carretto di frutta e verdura per la vendita ambulante. Gli immigrati avevano sempre nel cuore il loro paese, soprattutto la loro chiesa, e non perdevano occasione per inviare donazioni per opere devozionali. Anche i Balboni si ricordavano del loro parroco. Trascorsi 2 anni dall'arrivo a Plymouth, la signora Balboni era riuscita ad avviare il suo lavoro da sarta e aspettava una bambina. Era il 21 marzo 1935. Il tempo passava velocemente. Clara era nata da 10 anni e suo fratello ne aveva già 21. Giorgio riceve una lettera dalla Partecipanza Agraria. Se non avesse occupato il capo di terra della sua famiglia, avrebbe perso il diritto a partecipare alla riassegnazione che avveniva ogni 20 anni. Era la regola dell'incolato, contenuta nello statuto della Partecipanza Agraria.
Due settimane dopo, Giorgio, la moglie e la figlia più piccola si imbarcarono per l'Italia. Il figlio, cresciuto in America ed ormai maggiorenne, rimane a Plymouth e porta avanti l'attività del padre, insieme al cugino Giovanni. Gli sforzi e il coraggio della famiglia Balboni erano stati ripagati, ma il distacco dal loro paese natale non poteva essere per sempre. Si insediarono nella loro casa della partecipanza Renazzo e lavorarono i campi. Qualche anno dopo, Giorgio e la moglie decidono di aprire il ristorante Boston in onore di quella terra che aveva determinato la loro fortuna. This the lonely one, me never stop me push it all over the wall. Rank and can, this the lonely one, the girl them a go push me down. Walking on that street, me a go stomp me feet. Let me tell you, me can't resist when me got that beat, yes. You know what I mean, living in a sick trip. All around this trick, me a dribble it. Ocean full of way, full of vibe, me a go cross with me ship. Rank and diggly diggly dan dan. Rank and can, a lonely one, the girl them a go push me down on the ground. Rang-kang-kang is back in town. In the name of the sound that we love in. Rang-kang-kang is back in town. In front of the music, hey, hey. Rang-kang-kang is back in town. On the beat we are moving now. Rang-kang-kang is back in town. Rang-kang-kang is back in town. Rang-kang-kang is back in town. Rang-kang-kang is back in town.